questa opera per noi è importante per le ragioni che sono state dette, ma perché ha vissuto tutte quelle circostanze che si sono accumulate in questa opera e che sono la causa dei ritardi della nostra pubblica amministrazione o comunque della nostra capacità di realizzare le opere. Primo, iniziarono gli uomini del no, gli ambientalisti privi di ogni responsabilità globale. Iniziarono coloro che dicevano che avremmo distrutto l'ambiente, che avremmo distrutto tutti i pesci rossi che c'erano e che la città non avrebbe avuto un beneficio. Oggi si dice, si dimostra che non è così, ma iniziò così 24 anni fa. Poi, incertezza delle norme. Abbiamo avuto TAR che dicevano una cosa, TAR del Lazio che ne diceva delle altre, Consiglio di Stato che ne diceva altre. Questa è una delle questioni sulle quali questo Paese discute troppo poco. La pubblica amministrazione è molto spesso nella incapacità, i dirigenti più che i politici, di agire con determinazione, con professionalità, con velocità, con celerità, perché c'è un'incertezza incredibile rispetto a quello che poi saranno le interpretazioni giuridiche che ciascun magistrato potrà dare con delle responsabilità. Poi dai tribunali amministrativi siamo passati ai tribunali fallimentari, perché diverse aziende hanno avuto un dissesto e quindi problemi anche di tipo diverso, di natura sempre giudiziaria ma di tipo fallimentare. Quanti problemi ci sono stati? Poi ci mancava quello che era il ritrovamento di una vestigia archeologica. E a questo punto capite bene qual è stata la complessità di quest'opera, di gestione di quest'opera, e che ovviamente ha determinato tempi così lunghi. E rispondendo a una delle domande che mi è stata fatta, dice: ma 75 milioni di euro per un'opera di 6 chilometri è tanto e poco? Certo che se i tempi non si fossero dilatati così tanto, il costo sarebbe stato decisamente inferiore. Una nota per Maurizio Brucchi. Prima ha fatto un'intervista e ha detto a un certo punto: io mi sento un sindaco fortunato, perché dopo tutto un lavoro che lui ha riconosciuto di tanti sindaci che si sono occupati della questione, lui si sente un sindaco fortunato perché oggi inaugura il lotto zero. Come io mi sono sentito un sindaco fortunato quando ho dovuto inaugurare il Teramo Mare. Però dico anche a Maurizio che chi si impegna di più, chi lavora di più, chi si sacrifica di più, chi è sul pezzo di più, è molto più facile che sia fortunato. E quindi tu sei stato fortunato perché sei stato in grado di portare in questi anni un'attenzione particolare e una determinazione, una capacità insieme all'ingegner Russo, al quale e all'ANAS ovviamente, al presidente dell'ANAS, però l'ingegner Russo una menzione particolare. E la menzione particolare dell'ingegner Russo è quello che abbiamo visto finalmente una forte volontà collaborativa con le istituzioni. E se lui ha detto, ha invitato il presidente dell'ANAS a confermarlo, a meno che questo non sia un danno per lui, che questo è una cosa, a meno che non sia un danno per l'ingegner Russo. Per ultimo desidero rassicurare questa comunità, che è teramana, ma di fatto è regionale, sul fatto che questa regione si trova ad affrontare una delle crisi più forti, ed è una crisi che ferisce, però l'Abruzzo reagisce, e la reazione non è solamente sul piano della sanità. È l'unica regione che è riuscita a ridurre le tasse nel contesto in cui tutti lamentano. C'è la Guardia di Finanza qui adesso che avrà apprezzato anche questo fatto della riduzione delle tasse, che comporta la possibilità per noi, per le nostre imprese, di essere meno gravate da un punto di vista fiscale e in un'ottica di competitività, e certamente un costo inferiore. Lo stesso vale per il debito pubblico abruzzese, che era di 4 miliardi di euro e 3 miliardi di euro, ridotto del 25% in meno. E quindi io ritengo che poi, grazie all'intercessione che c'è stata dal dottor Letta e di molti attori che qui hanno collaborato per quanto riguarda per esempio i fondi FAS e l'utilizzo dei fondi europei, la regione abbia delle prospettive più solide su cui confidare nel momento in cui la ripresa internazionale dovesse esserci. Ma questa è una giornata veramente importante, è una giornata per noi che è attesa da 29 anni, chi ne ha 52 come me ha vissuto metà della sua vita a sentir parlare del lotto zero. Da oggi in poi non si parlerà più sui giornali e sulle televisioni
e nei nostri dibattiti politici dell'8-0, ma si parlerà di tutte quelle altre cose che speriamo non diventino un tormentone che Maurizio Brucchi ha in testa, perché io so che l'ha in testa e anche la determinazione per portarla avanti. Grazie e buona giornata.